come risolvere la nuova sfida del Clashiversario. Signori, benvenuti a tutti sul mio canale di Clash of Clans. Io sono Gigino478 e oggi arriva disponibile nello shop la nuova skin futuristica, questa volta dedicata alla Queen. E insieme alla skin arriva anche una bellissima sfida in game. Ma adesso, bando alle ciance, andiamo a vedere come ho risolto io questa sfida per voi. Ragazzi, parto col premettere che all'inizio che stavo provando la sfida c'erano ben 4 monoliti al centro del villaggio. Mo sarà per un bug, sarà perché il gioco ha avuto pietà di me. I 4 monoliti si sono trasformati in 4 torri dell'arciere. Ma chi siamo noi per giudicare? A noi va benissimo così. Almeno vedremo la fine di questa sfida. Signori, si parte. Allora, ai 4 lati, come al solito, le 4 Tesla. Le andiamo a stanare subito. 4 Super Goblin. Dopodiché, ragazzi, si va con un gigante per stanare il castello del clan. E partiamo con una bella Valchiria che attirerà a sé tutti gli scheletrini e soprattutto il castello del clan. Dopodiché utilizzeremo una bella veleno e si parte con la Queen Charge. Badate bene la Queen Charge, aiutatela anche con un aiuto sorvegliante. Dopodiché, ok, cercate di usare in modo parsimonioso tutte le pozioni. Si va con la prima furia sulla Queen per aiutarla ad abbattere la Queen avversaria e continuare così per overkillare il primo scattershot. Fra poco si attiverà la pozione invisibilità e noi nel frattempo però andiamo ad utilizzare la trivella ad ore 3, così che poi ci possa dare una mano per killare le altre difese. Fra poco arriverà la trivella a darci una mano, a mano ci andiamo ad aiutare con ulteriori furie e infatti, come state vedendo, la trivella sta iniziando a tankare le prime hit della Queen avversaria. A questo punto andiamo a lanciare l'incantesimo scheletro per tankare in minima parte l'inferno singola, dopodiché ci andiamo ad aiutare con le 5 mongolfiere per abbattere la singola e gigante e domatore per abbattere la terza Tesla. Adesso la Queen Charge è arrivata nel cuore del villaggio, andiamo a parare le hit dei guaritori da parte del Town Hall con invisibilità e a mano si stanno rompendo i vari golem mice che ci stanno dando una grande mano per abbattere la Queen avversaria e le ultime strutture nel cuore del villaggio. Come avete visto, abbiamo lanciato gli ultimi Super Goblin per prendere i depositi di Elisir da ore 1 e adesso, ragazzi, non ci rimane altro che aspettare a mano che la Queen arrivi verso la Queen avversaria e soprattutto quell'inferno singola. Andiamo a lanciare un gigante per prenderci l'ultima Tesla della sfida e andiamo ad abilitare la Queen per ottenere così il tanto agognato Triss. E questa è la mia soluzione. Signori, per questo video è tutto. Se sei arrivato fino a questo punto, commenta con la scritta Queen. E se ancora non l'hai fatto, iscriviti al canale, lascia un like se il video ti è piaciuto e soprattutto attiva la campanellina così da rimanere sempre aggiornato sugli ultimi video. Signori, noi ci vediamo alla prossima. Ciao belli!